Carsi anche in trasferta il Forlì reduce dall'ottima vittoria conseguita 7 giorni fa ed è un Forlì che infatti si sblocca in trasferta e si sblocca anche Boilini ad approfittare di questo cross arrivato dalla destra, l'inserimento vincente e il gol per il Forlì del vantaggio come detto al 12° minuto, ma la reazione del Vigor Carpaneto c'è e si concretizza al 40° con il tiro vincente, quello di Mastro Totaro, spiazzato il portiere biancorosso. Andiamo allora al secondo tempo, Forlì di nuovo in vantaggio con il colpo di testa sotto misura effettuato da Battistini al 60° minuto, Forlì di nuovo avanti, ma di lì a poco Battistini sarà anche protagonista in negativo della ripresa della squadra allenata da Benuzzi, intervento da Tergo, secondo giallo per lui e arriva anche il cartellino rosso, insomma il Forlì lì che resta in inferiorità numerica nella successiva parte del match, ma non sarà definitiva questa inferiorità. Infatti si ristabilisce la parità numerica con una successiva espulsione. Abbiamo visto proprio l'intervento scomposto e anche qua arriva il secondo giallo e l'espulsione per Rossi. Insomma, squadre che possono giocare l'ultimo quarto d'ora di gioco in parità numerica in 10 contro 10, in attacco intanto il Carpaneto, abbiamo visto il fallo commesso ai danni di Rantier ed il rigore trasformato da Franchi, il rigore del 2-2, eravamo all'80° minuto, andiamo al 90°, l'occasione per Boilini, salvataggio da parte del Carpaneto che rischia di capitolare successivamente, ma Galeotti lo grazia. Ultimissime chance, eravamo proprio nei titoli di coda di un match che il Forlì non riesce a portare a casa perché sul campo del Vigor Carpaneto l'incontro termina sul 2-2.